Dai classici cyberpunk come Neuromancer e The Matrix ai recenti film di fantascienza come Ready Player One e Westworld, la cultura pop è stata a lungo affascinata dall'idea di poter vivere all'interno di una simulazione del mondo reale. Secondo questa ipotesi, tutto l'universo, tutta la cosiddetta realtà, non è nient'altro che una simulazione che gira su un computer incredibilmente potente creato da una civiltà molto avanzata. La civiltà in questione potrebbe essere una cultura aliena esistente o una futura iterazione dell'umanità. Scienziati e filosofi hanno discusso l'argomento per anni, alcuni affermando il fatto che non è il quando potremo vivere in una realtà digitale la domanda principale, ma se siamo già parte di essa. Ciò significa che tu, che guardi questo video, potresti non essere una persona in carne ed ossa, potresti essere solo una coscienza espressa in una serie di uni e zeri, una persona in pixel che vive involontariamente all'interno di un programma su un computer. Confuso? Fai un respiro profondo se stai effettivamente respirando e iniziamo l'esplorazione. Nick Bostrom, filosofo dell'Università di Oxford, suggerì nel 2003 che membri di una civiltà avanzata, in possesso di un'enorme potenza di calcolo, potrebbero aver deciso di effettuare simulazioni dei loro antenati. Avrebbero probabilmente la possibilità di eseguire moltissime di queste simulazioni, al punto che, al loro interno, la stragrande maggioranza delle menti sarebbe in realtà rappresentata da intelligenze artificiali, invece che dalle menti ancestrali originarie. Così, semplici statistiche suggeriscono che è molto più probabile che le nostre menti siano tra quelle simulate. E ci sono altri motivi che indicano che potremmo essere virtuali. Ad esempio, più cose impariamo sull'universo, più sembra che esso sia basato su rigorose leggi matematiche. Se fossi un personaggio in un gioco per computer con un minimo di intelligenza, mi accorgerei che le regole sono troppo rigide e matematiche, disse Max Tegmark, un cosmologo dell'MIT, cioè semplicemente è frutto del codice con cui è stato scritto il gioco. Anche l'astrofisico Neil deGrasse Tyson ha detto la sua su questa teoria. Secondo lui, le probabilità che l'universo sia una simulazione sono molto alte. Il volto più noto della divulgazione scientifica americana ha quotato a 50-50 la possibilità che tutta la nostra esistenza sia solo un programma sul disco rigido di qualcun altro. deGrasse Tyson sottolinea che il divario tra l'intelligenza umana e quella degli scimpanzé è in contrasto con il fatto che abbiamo in comune con loro oltre il 98% del nostro DNA. Insomma, quello che voleva dire è che nonostante il divario nel DNA tra gli umani e gli scimpanzé sia minimo, abbiamo un'intelligenza incredibilmente superiore alla loro, e quindi da qualche parte potrebbe esistere un'entità dotata di un'intelligenza molto superiore alla nostra. Al loro cospetto potremmo essere solo dei poveri idioti, ha sottolineato deGrasse Tyson. In questo caso è facile per me immaginare che tutto nella nostra vita sia solo una creazione di qualche altra entità per il suo intrattenimento. E tra coloro che sostengono quest'idea c'è anche Elon Musk. Secondo lui, siamo passati dall'Atari 2600 alla realtà virtuale ad alta risoluzione in soli 40 anni. Immaginiamo ora di essere 10.000 anni nel futuro, che sulla scala evolutiva è un non nulla. Se manteniamo questo ritmo anche in futuro, quantità impensabili di potenza di calcolo saranno a nostra disposizione, e quindi potremmo voler creare delle specie di videogiochi dove simulare l'universo, replicando la realtà fisica fino al livello subatomico. Ma cerchiamo adesso di passare dalle teorie a qualcosa di concreto. Nell'ottobre del 2017, una squadra di matematici e fisici ha pubblicato un documento di ricerca proprio sul tema della simulazione. I fisici teorici Zoghart Ringel e Dmitry Kovrijin dell'Università di Oxford e della Hebrew University in Israele hanno pubblicato i loro risultati nella prestigiosa rivista Science Advance. Gli scienziati hanno concluso che per simulare realmente e verosimilmente l'universo, il computer sul quale dovesse girare la simulazione avrebbe bisogno, come ho detto anche prima, di replicare i fenomeni fino al livello subatomico. E secondo le migliori approssimazioni del gruppo di ricerca, sarebbe necessario più o meno 1 TB di RAM per memorizzare solo 20 giri di una singola particella a livello quantico. E sì, non sto parlando di disco rigido, ma di RAM. I ricercatori hanno calcolato che solo per memorizzare informazioni su un paio di centinaia di elettroni comporterebbe l'utilizzo di una memoria che richiederebbe fisicamente più atomi di quelli esistenti nell'universo.
Ovviamente questa ricerca indica solo che le civiltà avanzate non sarebbero in grado di simulare l'universo conosciuto utilizzando le nostre attuali conoscenze informatiche, e non esclude il fatto che civiltà future potrebbero aver sviluppato tecnologie e sistemi di calcolo che non possiamo nemmeno immaginare a questo punto. Vorrei finire con una delle ipotesi principali che i fisici tirano in ballo quando parlano di una possibile simulazione dell'universo, l'ipotesi della simulazione. Secondo questa teoria, se siamo in grado di dimostrare che è possibile simulare un universo, se riusciamo a capire tutte le leggi che governano il mondo, questo rende estremamente probabile che il mondo in questione sia effettivamente simulato. Infatti, se sappiamo che è possibile fare qualcosa, è probabile che questo sia già stato fatto. E finché aspettiamo un enorme miglioramento delle nostre conoscenze riguardo il mondo in cui viviamo, non possiamo né provare né respingere questa teoria e le domande a cui ci fa pensare. Ma vorrei lasciarvi con un suggerimento, citando Chalmers Tegmark, professore dell'MIT. Il mio consiglio è uscire e fare cose davvero interessanti, in modo che i simulatori non ti spengano. Prima di finire, ho una buona notizia, soprattutto per quelli che amano la mia voce. Recentemente ho iniziato a partecipare ad un nuovo progetto fuori YouTube. Ogni giovedì, infatti, potrete ascoltare la mia rubrica di curiosità, dove tratto temi interessanti come questo del video alla radio. Per esempio, nello scorso episodio ho parlato del formaggio più vecchio del mondo, che ha più di 2000 anni, scoperto recentemente in Egitto, della prima esoluna mai scoperta, di Dickinsonia, un animale vissuto 558 milioni di anni fa, e di altro ancora. E se volete potete ascoltare l'episodio della scorsa settimana anche oggi, visto che si tratta di una radio on demand. In più, ogni lunedì vi presenterò le notizie più interessanti del mondo videoludico in una rubrica ingegnosamente chiamata Gaming News. Potete scaricare l'app della radio chiamata TuneUp su Google Play e App Store. Vi aspetto.